L'espressività è un elemento importantissimo perché ti permette di esprimere delle emozioni attraverso la musica. Non è tanto importante quante note andiamo a suonare, bensì quante emozioni riusciamo a trasmettere con le note che suoniamo. La melodia che ho suonato all'inizio del video è molto molto semplice, ma riesce a trasmettere tutta una serie di emozioni grazie a una serie di elementi espressivi che ho utilizzato. Ho infatti suonato un accordo di La minore, un Do maggiore, un Mi minore, un Fa maggiore, un Do maggiore ed un Sol. La melodia è quindi suonata con una nota per accordo. Abbiamo soltanto una nota, quindi dobbiamo fare in modo che questa nota risuoni in maniera bellissima. Ho quindi suonato le corde vicino ai tasti per dare un suono più caldo e corposo. Ho lasciato risuonare le note dell'accordo e della melodia per creare un'atmosfera calma e tranquilla. Ho anche enfatizzato la melodia suonandola con più volume ed ho anche anticipato delle volte la nota del basso proprio per enfatizzare la melodia. Ho inoltre utilizzato elementi come il vibrato per sostenere queste note. Ti faccio vedere come suonare questa melodia così che tu possa applicare questi elementi espressivi e poi magari utilizzare questi elementi espressivi per suonare le tue progressioni armoniche e le canzoni che già conosci. Partiamo subito dal primissimo accordo, la prima battuta sarà un'introduzione e suoneremo questo accordo di La minore. Siamo in tonalità di La minore, quindi un accordo semplicissimo, e andiamo ad arpeggiarlo in questo modo, soltanto con il pollice sulle note basse, sulla quinta, sulla quarta e sulla terza corda. Ritmicamente suona così. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Siamo in un 12 ottave, quindi ho 12 pulsazioni per battuta e vado a suddividere questi 12 battiti in 4 gruppi da 3 note. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E poi cominciamo col primo accordo e con la prima nota della melodia. La ritmica resterà invariata, aggiungeremo soltanto la melodia sulla seconda corda al primo tasto, quindi la melodia è suonata all'interno delle note dell'accordo. Suoneremo simultaneamente la quinta e la seconda corda, poi la quarta e poi la terza. Quindi la melodia è sempre suonata sulla prima nota di ogni accordo. 1, 2, 3. E poi abbiamo l'arpeggio dell'accordo suonato col pollice, sempre sulla quinta, quarta e terza. Il secondo accordo è un accordo di Do maggiore, quindi passeremo da un La minore ad un Do maggiore. Non suoneremo la quarta corda, quindi non useremo questo dito. Suoneremo la quinta corda al tasto 3 e la seconda corda al tasto 1. La melodia è sulla prima corda a vuoto, quindi suonerò quinta corda e prima corda, poi la terza corda con il pollice e la seconda corda con il pollice. Quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ricordati che ci sarà sempre un gruppo di tre note suonato con la melodia, seguito da un gruppo di tre note suonato soltanto con l'accordo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il terzo accordo è un Mi minore, un accordo bellissimo, che andiamo a suonare in questo modo. Abbiamo la melodia sulla seconda corda al tasto 8, terza corda a vuoto, la quarta corda al tasto 9 e la sesta corda a vuoto. Questo accordo è bellissimo, ragazzi, è suonato soltanto con la tonica, quinta, terza minore e terza minore dell'accordo di Mi minore. Stesso arpeggio, quindi sesta e seconda, quarta e terza. E poi di nuovo l'accordo di Mi minore suonato con un rivolto diverso. La melodia è sulla seconda corda al tasto 5, premiamo il tasto 4 ed il tasto 5 sulla quarta corda. Il basso è sempre la sesta corda a vuoto. Quindi quando metto tutto insieme,
La seconda sezione è suonata con lo stesso ritmo ma con accordi diversi. Arriviamo infatti in Fa maggiore con la quarta aumentata, il Do maggiore ed il Sol maggiore. Adesso il primo accordo di questo Fa maggiore lo suoniamo in questo modo, tonica sulla quarta corda al tasto 3, tasto 5, seconda corda a vuoto e il tasto 5 sulla prima corda. La seconda corda a vuoto, la nota B, sarà la quarta aumentata dell'accordo di Fa maggiore. L'arpeggio è lo stesso, pollice e medio su quarta e prima, e poi pollice, 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 pollice e pollice. Ritorniamo sul Do maggiore, questa volta la melodia sarà suonata sulla prima corda al tasto 3, stesso arpeggio, e poi abbiamo il Sol maggiore che sarà suonato 4 volte. Sosteneremo la prima volta con la melodia sulla seconda corda al tasto 3, il basso è sulla sesta corda al tasto 3, quarta corda e terza corda, quindi 1, 2, 3, secondo gruppo soltanto con l'accordo e il terzo gruppo sarà suonato soltanto con il basso una volta, 1, 2, 3 e poi il quarto gruppo sarà suonato con 3 note. Quindi ho questa melodia sulle note basse, tasto 3, quinta corda a vuoto e il tasto 2. Quando metto insieme la seconda sezione, e poi ricominciamo. La minore, Do, Mi minore, adesso il Mi minore sarà suonato 2 volte, prima volta come già l'abbiamo imparato, seconda volta con la melodia sulla seconda corda al tasto 12. Quindi abbiamo la nota Si, terza corda a vuoto e la quarta corda al tasto 9. Sarebbe lo stesso accordo, soltanto con un voicing diverso. L'arpeggio è lo stesso, sesta e seconda, quarta e terza. Il Fa sarà lo stesso. Do è lo stesso e poi abbiamo 2 accordi diversi, il Si semi diminuito e Mi settima e Si semi diminuito è un accordo molto semplice, suonato soltanto al tasto 2, 3, 2 e 3. L'arpeggio è lo stesso, 5, 2, 4 e 3 e poi il Mi settima. Suonato con la melodia sulla seconda corda al tasto 3, quarta corda al tasto 2 e terza corda al tasto 1. Ricordati sempre di suonare un arpeggio dopo la melodia, quindi melodia e poi un giro solo di arpeggio. Nell'ultima sezione abbandoneremo completamente il fingerstyle e andiamo a suonare degli accordi molto semplici con la tecnica dello strumming, quindi li suoneremo così. Sto suonando degli accordi molto semplici, un La minore, un Mi minore settima ed un Fa maggiore settima al tasto 3, 2, 1 e 0. Potrei anche suonare la quinta corda al tasto 3 se vuoi. Possiamo mantenere lo strumming molto semplice, potrai sempre fare tutti i downstrokes, quindi 1, 2, 3. Il secondo sarà soltanto focalizzato sulle corde basse, quindi suono tutte le corde, poi soltanto il basso e tutte le corde di nuovo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fa maggiore 2 volte, 2, 3, 1, 2, 3 e poi riff. Le stesse 3 note e ricomincio. Finisco col Sol e di nuovo il La minore. Perfetto,
Perfetto ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo tutorial, sicuramente una progressione armonica ed una melodia molto molto semplice a livello armonico e a livello melodico, che però sicuramente ha bisogno di tantissima espressione. Quindi utilizza tutti questi elementi espressivi per suonare questa melodia. Vi lascio fare un po' di pratica e ci vediamo alla prossima.